Pensa un attimo, è il 1945, la guerra è appena finita, l'Italia come il resto d'Europa è un crocevia di speranze e di rovine. E poi, boom, arriva la notizia, l'Italia non sarà più una. Si decide che il nord andrà agli alleati con una spinta verso il capitalismo e la democrazia occidentale, mentre il sud cade sotto l'influenza sovietica abbracciando il comunismo. A una rottura netta, non solo geografica, ma anche ideologica. Immagina la sorpresa, il caos, non è solo una linea su una carta geografica, è una frattura nelle vite di milioni di persone, famiglie divise, amicizie interrotte. Al nord c'è un misto di eccitazione per l'aiuto americano che si prospetta, ma anche paura di cosa significa questa nuova alleanza. Al sud, una sorta di orgoglio per l'ideale comunista, ma anche incertezza su come sarà il futuro sotto l'URSS. Gli effetti immediati, ma subito si vedono le differenze. Al nord gli USA iniziano a inviare aiuti tramite il piano Marshall, ci sono investimenti, fabbriche che riaprono, una speranza tangibile nell'aria, ma c'è anche la paura del comunismo che porta a una sorta di paranoia collettiva, con gente sospettata di simpatie comuniste che viene messa a margine della società. E al sud c'è una riforma agraria, le terre vengono ridistribuite, c'è un forte senso di comunità che si sviluppa, ma anche la repressione di chi non si allinea al nuovo regime. E poi pensa ai confini, a quelle città divise in due, con posti di blocco, guardie armate, famiglie che una volta vivevano nella stessa strada, ora si trovano in due paesi diversi. Il traffico di lettere, di messaggi, la speranza di riunirsi e le storie di chi tenta la fuga, di chi cerca di passare da un lato all'altro, alla ricerca di una vita migliore o semplicemente per tornare dalla propria famiglia. Quindi, questa divisione non è solo una questione politica o economica, è una ferita aperta nel cuore dell'Italia e degli italiani. Cambia non solo la geopolitica dell'Europa, ma anche il tessuto stesso della società italiana. È un evento principale che in questo mondo alternativo getta l'Italia in un vortice di cambiamenti e sfide che toccheranno ogni aspetto della vita quotidiana, dalle grandi questioni economiche e politiche fino alle piccole storie di chi vive lungo quella linea immaginaria che ora divide il paese. Nel nord, gli anni immediatamente successivi alla divisione sono caratterizzati da un fermento economico e culturale senza precedenti. Con il sostegno economico e tecnologico degli Stati Uniti, questa parte d'Italia diventa un laboratorio di modernità. Immagina città come Milano e Torino che si trasformano in hub di innovazione e design, attrattive per talenti e investitori di tutto il mondo. Nascono nuove industrie, da quelle tecnologiche a quelle della moda, che proiettano l'Italia del Nord sulla scena internazionale come mai prima. Ma non è tutto oro quel che luccica. Questo boom economico porta anche a diseguaglianze sociali crescenti, con una classe lavoratrice che spesso si sente lasciata indietro dai rapidi cambiamenti. E al sud la storia prende una direzione diversa ma altrettanto intensa. Qui l'influenza sovietica introduce una forte componente di riforma sociale e culturale. Le terre vengono ridistribuite ai contadini, nascono cooperative agricole e si investe pesantemente in istruzione e sanità pubblica. La cultura fiorisce, ma in forme diverse. Il cinema, il teatro e la letteratura si tingono di temi sociali, raccontando le storie di chi ha lottato e chi ancora lotta per un'idea di uguaglianza. Tuttavia, la mancanza di libertà di espressione e la presenza di un governo autoritario generano tensioni interne e una certa nostalgia per la libertà perduta. Mentre al nord l'economia corre, al sud si costruisce una società più equa ma meno libera. Queste differenze creano non solo due realtà economiche e politiche divergenti, ma anche due modi di vivere e vedere il mondo. Al nord l'individualismo e la ricerca del successo personale diventano valori dominanti, al sud prevale l'idea della collettività e del benessere condiviso. Questa dicotomia si riflette in ogni aspetto della vita quotidiana, dalla moda alla musica, dall'architettura al cibo. Pensiamo per esempio a come la moda potrebbe evolversi diversamente. Al nord le passerelle di Milano diventano un punto di riferimento mondiale per l'alta moda, simbolo di lusso e successo. Al sud la moda si lega di più alla tradizione e all'artigianato, con un forte senso di comunità e sostenibilità. Nel campo della tecnologia, il nord potrebbe eccellere in innovazioni come l'auto elettrica o l'intelligenza artificiale,
mentre al sud si potrebbe assistere a un boom di tecnologie verdi e di comunità basate su principi di economia circolare e sostenibilità. La divisione dell'Italia in due stati con sistemi politici e ideologie opposte ha creato due realtà completamente diverse, ognuna con i suoi punti di forza e le sue sfide. Mentre il nord si proietta verso il futuro con una spinta innovativa e globale, il sud cerca di costruire una società più giusta ed equa, anche a costo di sacrificare alcune libertà individuali. Queste divergenze non sono solo economiche o politiche, ma toccano profondamente l'identità e il modo di vivere delle persone, creando una ricchezza di esperienze e di storie che rende l'Italia un paese ancora più complesso e affascinante. L'Italia del Nord, in seguito al suo boom economico, vive una fase di profondo cambiamento sociale. Le città si espandono rapidamente, diventando metropoli moderne e cosmopolite. Questa crescita porta con sé non solo opportunità, ma anche sfide. L'aumento del costo della vita e la gentrificazione spingono le classi lavoratrici verso la periferia, creando nuove divisioni sociali. La pressione per mantenere alti standard di vita e successo diventa palpabile, influenzando la cultura del lavoro e le relazioni familiari, spesso tese per l'impegno richiesto dalle carriere in ascesa. Nel frattempo, l'Italia del Sud, con la sua enfasi sulla collettività e sull'uguaglianza, sperimenta un diverso tipo di tensione. La forte presenza statale della vita quotidiana e l'economia pianificata portano a un certo grado di sicurezza sociale, ma anche a una mancanza di stimoli per l'innovazione e l'imprenditoria. La cultura del Sud si arricchisce di espressioni artistiche che riflettono sia il senso di comunità che la lotta contro le restrizioni alla libertà personale e di espressione. La vita quotidiana è caratterizzata da un forte senso di appartenenza, ma anche da un desiderio di maggiore opportunità e apertura verso l'esterno. Una conseguenza immediata e significativa della divisione dell'Italia è l'intensificarsi dei flussi migratori interni. Molti al sud cercano opportunità al nord, dove l'economia fiorisce, portando con sé tradizioni, culture e una diversa visione della vita. Questi movimenti di popolazione non sono unidirezionali. C'è chi, stanco del consumismo e della pressione del nord, cerca nel sud un ritmo di vita più umano e comunitario. Questi scambi arricchiscono entrambi le società, ma creano anche tensioni e sfide dell'integrazione e della gestione delle diversità culturali. L'educazione diventa un campo di battaglia ideologico e pratico in entrambe l'Italia. Al nord l'accento è posto sull'innovazione, come scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, preparando i giovani a competere in un mercato globale. Al sud l'educazione punta di più sull'uguaglianza di accesso, sull'arte, sulla cultura e sull'educazione civica, mirando a formare cittadini consapevoli e coesi. Queste differenze dell'approccio educativo preparano le nuove generazioni a vedere il mondo in modo sostanzialmente diverso, influenzando profondamente il futuro delle due Italie. Le immediate conseguenze della divisione dell'Italia vanno ben oltre i cambiamenti politici ed economici, toccando ogni aspetto della vita quotidiana delle persone. Mentre il Nord affronta le sfide di un'economia a rapida crescita e di una società in costante mutamento, il Sud lotta per mantenere i suoi ideali di uguaglianza e comunità di fronte a sfide economiche e la mancanza di libertà. Questi cambiamenti creano un tessuto sociale ricco e complesso, segnato da tensioni ma anche da opportunità di scambio e integrazione. Proviamo a raccontare anche la storia alternativa se le cose si fossero messe male. Nel momento in cui l'Italia venne divisa, una linea invisibile ma tangibile iniziò a disegnare il confine tra due mondi differenti, segnando l'inizio di un'era di cambiamenti radicali che avrebbero portato a conseguenze impreviste e spesso devastanti per entrambe le parti. Al nord, l'iniziale slancio economico, sostenuto dall'afflusso di capitali stranieri e dall'adozione di tecnologie avanzate, promise un futuro di prosperità e benessere. Le città divennero gioielli scintillanti di modernità, con nuovi quartieri e centri commerciali che sorgevano come simboli di un'era di successo. Tuttavia, questa facciata di progresso nascondeva delle crepe profonde. La corsa all'innovazione e l'accento sul mercato libero crearono un abisso tra chi aveva accesso alle nuove opportunità e chi veniva emarginato. La disuguaglianza economica si aggravò, trasformando il tessuto sociale in un mosaico di contraddizioni. Le famiglie della classe operaia, un tempo colonna portante della società, si trovarono a lottare per mantenere il passo con il costo della vita, spesso spinte ai margini della città che una volta consideravano casa.
La comunità, che aveva sempre rappresentato il cuore pulsante dell'identità italiana, si sgretolò sotto il peso di un individualismo sfrenato, lasciando dietro di sé un senso di alienazione e disconnessione. Al sud, le ambizioni di una società più equa e solidale si scontrarono con la dura realtà degli ostacoli pratici e ideologici. L'adozione di politiche collettiviste e la ridistribuzione delle terre sembravano passi avanti verso l'eliminazione delle disuguaglianze, eppure la mancanza di incentivi all'innovazione e un sistema burocratico soffocante rallentarono il progresso economico, portando a carenze e a un diffuso malcontento. Le misure autoritarie adottate per mantenere l'ordine e sopprimere le voci di dissenso minarono le libertà fondamentali, trasformando la visione di una comunità unita in un'utopia irraggiungibile. Le piazze, una volta luoghi di ritrovo e di scambio culturale, divennero teatri di manifestazioni soffocate nel silenzio forzato di una pace apparente. Il sogno di un'Italia unita si scontrò con la realtà di una nazione spezzata, non solo geograficamente, ma anche nel cuore dello spirito dei suoi abitanti. Le famiglie divise dalla nuova frontiera portavano il peso di una nostalgia dolorosa per un passato in cui la divisione era solo una linea su una mappa e non una ferita nel tessuto della società. L'esodo di giovani in cerca di opportunità oltre il confine, che una volta non esisteva, testimoniava la disillusione di una generazione che aveva ereditato un futuro incerto. In questo scenario di speranze infrante e di sogni disattesi, l'Italia divisa rappresentò un monito sulla fragilità dell'unità e della complessità di ricostruire una comunità quando le fondamenta stesse della società vengono messe in discussione. Le ideologie che avevano promesso vie verso il futuro e la redenzione delle sofferenze del passato si rivelarono incapaci di tessere insieme le vite di coloro che trovavano da parti opposte di una divisione artificiale, lasciando dietro di sé un panorama di incertezza e di lotta per ritrovare un senso di identità comune in un mondo irrimediabilmente cambiato.